Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan brioche bicolore con Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, lievito di birra fresco, olio di semi di arachidi, zucchero, latte, uovo, sale, aroma di brioche, aroma di vaniglia, pasta di limone o scorza di limone, cacao amaro e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero. E il lievito. Ed azionare il bimby per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il sale, l'olio, l'uovo, la pasta di limone, l'aroma di brioche e l'aroma di vaniglia. Ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. Togliere metà dell'impasto dal boccale e trasferirlo in una ciotola. Abbiamo lasciato metà dell'impasto nel boccale. Mettere il cacao amaro e il latte ed impastare per 2 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola capiente. Coprire i due impasti con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso mettere l'impasto chiaro su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Estenderlo con il mattarello formando un rettangolo. Mettere momentaneamente da parte. Stendere l'impasto al cioccolato. Mettere da parte e riprendere l'impasto bianco. Abbiamo scaldato la Nutella, mettere uno strato su tutta la superficie e livellare bene. Sovrapporre lo strato al cioccolato. Schiacciare leggermente. Ed arrotolare dal lato corto. Posizionare in uno stampo da plum cake rivestito con carta da forno da 29 x 10 cm. Spennellare la superficie con latte. Lasciare lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, spennellare la superficie col tuorlo d'uovo. Cuocere
cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti circa. Il pan brioche è cotto, lasciare raffreddare prima di rimuovere dallo stampo e servire. Pan brioche bicolore con Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!